oggi che cosa ho pensato di proporvi? Se non sapete, se non vivete qui a Londra, in Inghilterra comunque, in questi giorni, anzi la scorsa settimana, credo, la scorsa settimana, due settimane fa, la scorsa settimana, che ci sono, è cominciato Great British Bake Off, che è la stessa cosa di Bake Off Italia, e io, cioè, ne sono appassionatissima, non esco per vederlo, assolutamente è uno dei miei programmi preferiti. Se non sapete di cosa si tratta, essenzialmente sono tipo MasterChef, ci sono dei concorrenti, degli amatori di pasticceria che si dilettano a fare torte e hanno tre sfide, diciamo così, e per onorare il programma ho deciso di riproporvi una delle torte che hanno dovuto preparare la scorsa settimana, e che è il Black Forest Gâteau, che sarebbe la torta foresta nera, e ve ne faccio vedere una mia versione molto molto semplice, ma di un effetto wow. Capisco che è estate, che si muore di caldo e tutto, però io non posso rinunciare a fare torte, mi dispiace. Poi vi prometto, continuerò con quelle salate. Andiamo a vedere che cosa ci serve. Sarà una torta impegnativa a livello di volume, ma per quanto riguarda la semplicità è sempre la stessa, quindi potete anche decidere di farne una versione leggermente più mini. Allora, che cosa ci serve? Innanzitutto, farina, in questo caso ne useremo 720 grammi, poi ovviamente tutti gli ingredienti li trovate nel box informazioni e sul mio blog, di cui vi lascio il link nel box, cacao amaro, zucchero di canna, acqua, olio, cioccolata fondente, uova, lievito, e arricchiremo ovviamente questa torta con delle ciliegie disidratate, che io adesso ho lasciato in ammollo in acqua, mandorle a pezzetti, granella di mandorle quindi, e ovviamente ci servono i frutti della foresta, quindi abbiamo le ciliegie, i lamponi, i mirtilli, le fragole. Andiamo a vedere come preparare il tutto. Poi per la guarnizione io userò anche della panna vegetale, del latte di soia al cioccolato e dello yogurt di soia, ma vediamo una cosa alla volta, sennò poi è troppo. In una ciotola ampia vado a rompere le uova, aggiungo l'olio e mescolo, aggiungo quindi tutto lo zucchero e mescolo bene in modo da scioglierlo e incorporarlo, aggiungo quindi l'acqua e procedo a mescolare. Questa è una torta che io preparo spessissimo perché è veramente facile, buona, morbida, gustosa ed è perfetta per ogni base torta. Aggiungo un po' di questa essenza del caffè per aumentare il gusto del cioccolato. Setaccio quindi all'interno farina, lievito e cacao e mescolo bene. Aggiungo infine il cioccolato fuso. Divido quindi il mio composto in due ciotole, aggiungo le ciliegie e nell'altro aggiungo le mandorle. Per preparare la glassa al cioccolato che ci serve, sciogliamo a bagnomaria del cioccolato e in un pentolino riscaldiamo del latte al cioccolato di soia con un po' di golden syrup o glucosio. Dopo aver sciolto la cioccolata ci metto il latte di soia con lo sciroppo riscaldato. Metto della marmellata di fragole, ma voi potete usare la marmellata che volete. Dopodiché faccio scivolare della glassa sui lati, metto quindi il secondo strato, metto della panna che ho semplicemente montato, e
mi sono sbagliata, è ufficiale, ho messo il verso sbagliato, quindi io che cosa vado a fare? Tanto avrei dovuto mettere la glassa. Copro le crepe come se fosse stucco, perché uno si può sbagliare. Non succede niente, l'importante è sempre sapere, non cascare nel tranello del oh mio Dio, panico totale, ma sempre pensare razionalmente, ok, che cosa posso fare per rimediare al problema? E lo lascio raffreddare in frigo, così poi posso mettere il mio altro strato di glassa per farlo scivolare elegantemente sulla mia torta. Questa opera mastodontica il 15 d'agosto probabilmente, perché niente, mandava di fare questo dolce in onore del Great British Bake Off e spero vi sia piaciuta, spero comunque che l'idea un po' vi abbia interessato. Ovviamente si può riprodurre una versione mini di tutta questa cosa che è buonissima, cioè infatti adesso la porto direttamente al lavoro, così non ci penso, non la mangio, non la vedo, non mi importa, farò finta che non l'abbia mai preparata. E niente, noi ci vediamo venerdì prossimo per una nuova ricetta, mi trovate tutta la settimana su tutti gli altri social, Instagram, Pinterest, Facebook, Google+, dove volete. Io vi mando un bacio gigante, ciao!